Ancora una volta, ancora per l'ennesima volta, ho perso il conto del numero di episodi ai quali siamo arrivati, ma oggi ragazzi non è una cosa come tutte le altre, perché se quando ho iniziato a fare carriera su YouTube la prima squadra che ho scelto è stata la Sampdoria, la seconda il Sassuolo, per la terza carriera ho deciso di utilizzare una squadra diversa, particolare, perché avevo iniziato una carriera natura con la Juventus e molti di voi probabilmente mi hanno conosciuto proprio grazie a quella lì, la mia squadra del cuore, la Juve. La SPAL è la quarta, quella con la Juve non è mai stata completata, ma oggi abbiamo l'opportunità di andare a giocare proprio contro la mia Juventus e battendola riusciremo addirittura a superarla, e se Napoli dovesse perdere andare addirittura in testa alla classifica a pari punti. Tutto questo con la nostra SPAL, già a difficoltà leggenda mi vorrebbe da dire anche. YouTube non sta andando molto bene in questo periodo, lo sappiamo tutti, o almeno tutti i creatori di contenuti sanno quali problemi stanno affliggendo la piattaforma, e quindi tanti di voi mi chiedono perché non escono episodi della carriera, ma in realtà escono come questo. Quindi vi invito a passare sul mio canale a recuperare tutti gli episodi che avete perso, o semplicemente andare qui nelle schede dove troverete tutta la playlist aggiornata. Avete messo mi piace? Avete lasciato un commento? Bene, gufate la Juve, tifate la SPAL, quello che volete. Oggi anch'io non tifo per la Juventus. Maglia rossa per la nostra SPAL contro la maglia bianconera della Juventus. I titolari, ragazzi, so che non sono a postissimo, c'è qualcuno stanco, ma io voglio contare sugli uomini che in questo momento mi stanno dando garanzie maggiori, più garanzie di tutti gli altri, quindi Musonda, Crotone, Lazzari, con Quagliarella, Mora, Vigneri in centrocampo, e la difesa ormai è quella titolare. Paolo Dybala si sta scaldando e Paolo è il giocatore forse che ho allenato più spesso in carriera, dato che alla Samp ha fatto le faville, alla Juventus era il nostro top player, a Sassuolo non siamo riusciti a prenderlo, alla SPAL sarà assolutamente impossibile, ma Paolo è il giocatore che mi ha dato di più in tutte le carriere. Eccola qua, la nostra SPAL che è pronta per fare l'impresa allo Juventus Stadium, dove Paloschi addirittura ci ha segnato nella realtà. Piazza, Mandzukic, Dybala, Bernardeschi, ma quanti attaccanti c'ha anche qua, tantissimi, e non gioca Higuain. Attenzione però, perché Mandzukic vuole andare, la mette dietro, rimarchio, il primo tiro, Meret! Patrick che tocca il suo primo pallone e lo fa molto bene per Fabio Quagliarella, che adesso può avanzare, aspettare il taglio proprio di Cutrone, prova a dargliela dentro, Mora la recupera, va ancora a Quagliarella, il nostro regista offensivo, largo da Musonda, Musonda può tenere il pallone, resistere alle cariche, ancora Charlie, vuole liberarsi, Howedes, è vivo, recupera molto bene, ancora Quagliarella, vuole andare, Quagliarella, zona tiro per lui, il tiro di Quagliarella, che fucilata, Szczęsny si deve impegnare. Musonda è partito e Quagliarella l'ha visto, l'ha servito, Howedes prova a uscire, non c'era attenzione il terzino di destra della Juventus, ancora Musonda che si ferma, riesce a sterzare molto bene, la mette all'indietro, il capitano la stoppa e tira ancora Szczęsny in calcio d'angolo, ma che azione della SPAL! Lazzari dalla bandierina la viene a prendere, Fabio Quagliarella, l'uomo che ci sta aiutando forse più di tutti, mette il pallone dentro, se la mangia Salomone, alto 7 metri e mezzo! Bernardeschi contro Lazzari, Bernardeschi riesce a far passare la palla per Dybala, che è il pericolo numero uno di questa Juve, all'indietro ancora per Bernardeschi, due mancini super tecnici della Juve, i due giovani, Bernardeschi il tiro a giro, Meret, ottimo, Mandzukic, l'ha fatto, attacchiamo noi, ah Piazza, Piazza, il mio Marco Piazza, che ho valorizzato tantissimo l'anno scorso, mi punisce in questo modo, dopo che abbiamo attaccato noi, dominato noi, fatto la partita noi, e allora la Juve fa schifo, allora la Juve fa schifo davvero, eccolo qua, il tiro, Meret si supera, e Piazza porta vuota, e beh, un gol facilissimo per Marco. Quagliarella tra le linee, va largo da Lazzari, attenzione perché Cutrone non ha ancora fatto niente, potrebbe essere la zampata decisiva per il gol del pareggio, ancora Lazzari, dietro, la mette per Musonda che la stoppa, la tira, e c'è il gol, no, tira giù quella bandierina, che Musonda era buono, il gol dell'1-1, il gol dell'1-1, lasciamelo, cosa succede, Lazzari super finta, ma non ci posso credere, che cosa hai visto? Non ci credo. Cioè, guardate che gol che abbiamo preso da Douglas Costa, che è appena entrato. Il rimpallo gli era fatto finire lì, smarcatissimo, per fare il tocco sotto, per incastrarci, per segnare subito. Tutto lo Juventus Stadium che esulta. Rimpallaccio, la palla messa dentro, Mandzukic tira, rimpallaccio proprio lì su Douglas, che lui è buono. Musonda era in fuorigioco, lui è buono. Il gol è regolare. E questo è il 2-0. Della Juve che ci taglia un po' le gambe. Mora, dentro per Boriello, trequartista, va a cercare Quagliarella, ancora lui, si gira Quaglia, ma è stanco e la perde, e c'è una ripartenza pericolosa della Juve, l'ennesima di questa partita. Ora Douglas Costa che ci ha messo con i ferri corti, la mette dentro per Mandzukic. Vabbè, ciao, è stato bello, vado via.
Vado via perché non si può. Vado via perché non si può. Non si può subire così tanto. Si può subire così tanto. Fai le partite in cui sei un fenomeno, le vinci, le stravinci ancora, fai 1000 gol, poi fai una in cui i giocatori non riescono più a far niente. Succube del computer dell'intelligenza artificiale. Mered dice Dybala dove si tufferà. Va! La messa lì. Io neanche con le mani la metto lì. 3-0 della Juve. Mi sta qua il 3-0 della Juve. Davvero fastidio mi dà il 3-0 della Juve. Tutto da rifare, ma ormai non c'è più tempo. Il 3-0 è veramente una punizione tantissimo. Troppo grande. Attacco totale. Mettiamo anche un difensore in attacco a sto punto. Non mi interessa più prenderne. Voglio provare a farne almeno due. Bernardeschi in area. Attenzione. Si ferma da capogiro questo dribbling di Bernardeschi ubriacante. Va, serve Khedira. Ancora Khedira. No. Va bene, ma... Strippo male. Vado giù di testa e impazzisco. Tocca subire la doppietta di Dybala. Esce Manzo che c'entra Higuain. 72esimo sul 3-0. Con un rigore da tirare. Ancora Dybala. Spero che la ritiri di là. Provo a rituffarmi dove l'aveva tirata esattamente nel primo tempo, ma probabilmente sono imparabile. Giustamente, una volta mi tiro di là, lui la tira di là. E poi quando faccio il contrario, fa il contrario anche lui. Perfetto. Ditemelo che non dovevo vincere. Non farmi la Dybala maschio in faccia. Grazie, la recupera a centrocampo. L'ultima possibilità che abbiamo di fare il gol della bandiera, ma svanisce in un nulla di fatto. Una bolla di sapone che scoppia. Addirittura la Juve chiude in attacco e continua a pressare per andare a cercare addirittura il gol del 5-0 in casa al 90esimo. Bernardeschi largo sull'esterno, ancora Bernardeschi in possesso della palla che è entrato in area, infermabile Bernardeschi, ci fa il tunnel, ok, respiriamo, perché qua se no non finisce assolutamente bene, non questa partita che ormai è già andata, ormai da 4-0 a 5-0, cosa ci cambiava? In generale proprio, il tutto. Non ne voglio neanche parlare, non voglio neanche vedere i festeggiamenti. Il titolo di questo video l'ho già deciso, è davvero la Juve fa schifo. La Juve mi fa schifo, la Juventus mi fa schifo. Il titolo del video è la Juventus mi fa schifo. Credo di essere mai stato così amareggiato dopo una partita della carriera, eh. Non me lo ricordo, cioè è successo, non me lo ricordo. Che già, non ne voglio neanche parlare, voglio solo giocare la prossima e vedere se riesco a recuperare questo diavolo di disastro che è accaduto in questo primo episodio, in questa prima partita dell'episodio. Giochiamo in casa, facciamo qualche cambio perché è doveroso, almeno a centrocampo. Gioca Boriello e gioca Grassi, che sono stati due cambi che abbiamo fatto, e poi probabilmente anche Paco Nate, che ci ha chiesto di giocare, è stanco Mattiello, ci sta. Adesso vediamo se contro il Genoa riusciamo a giocare a calcio, dato che con la Juventus abbiamo praticamente passeggiato in mezzo al campo. Cutrone che serve Boriello con il tacco. Ancora Boriello, a cercare subito Musonda nel tridente d'attacco. Musonda è rapido, riesce a spostare il pallone. Viviani, verticalizzazione a cercare Cutrone, che si gira in un fazzoletto Cutrone! E impegna subito il portiere del Genoa. Viviani va a cercare Musonda, 5 stelle skill per lui e può fare quello che vuole. Musonda la crossa benissimo così! E c'è subito il gol! Dell'1-0! Non ho idea di chi sia! È il 23! E Vicari! L'ha buttata dentro, sul super assist di Musonda Junior! Eccolo qua il calcio d'angolo, battuto benissimo. Doppio passo, cross! Colpo di testa, incornata vincente, per l'1-0, che ci serve per il morale. Devo disintegrarlo questo Genoa, fargliene 28, in questa partita voglio fare 28 gol a 0. Patrick perde un brutto pallone, dal limite... Va bene. Ancora Cutrone. Dentro così per Boriello, che è stato un ex storico del Genoa, uno dei più grandi attaccanti dell'ultima storia recente del Genoa. Ancora noi, dal limite. Grassi, da lì! C'ha la fucilata! Ancora Musonda, che vuole andare. Ancora, serie di finte, proprio come prima! Stesso calcio d'angolo praticamente, diversa esecuzione. Patrick in area! Deve farsi perdonare il brutto pallone perso che ha portato al gol dell'1-1. Ancora noi, Viviani la mette dentro per Cutrone, che riesce a girarsi in qualche modo, non benissimo.
ancora a cercare sempre Cutrone, Cutrone che si riesce a girare molto bene da lì! E che fucilata! Questo è il suo gol! Quando difende il pallone e la lascia lì, sull'esterno, pronta per essere colpita con violenza, con il piattone, con il collo, con quello che volete. Guardatelo, se la porta lì, balisticamente preciso, infallibile e corretto. Cutrone, nel limite dell'area, era davanti alla lunetta. Boom, una cannonata, non la puoi prendere, non ci riesci. La bellissimo questo cross, bellissimo, ma noi riusciamo a buttarla fuori e ripartire. Marco Boriello. Largo da Lazzari, il 45esimo, possiamo spingere, ma non è neanche così essenziale. Possiamo anche tenere la palla qua, ma Lazzari vuole andare dentro a Cutrone. Attenzione perché Patrick può inventarsi qualcosa. Dentro così per Boriello, Viviani, la recupera. Ancora noi, non riusciamo ad allargare su Musonda. Adesso sì, la palla gli arriva, va per Grassi, il tiro di Grassi. Calcio d'angolo no, perché la palla non ne vuole sapere di uscire. Miguel Veloso dalla bandierina, Salomon la mette fuori. C'è Rodriguez, attenzione, non riusciamo a fare in modo che l'azione finisca qua. Germain! Sto cercando qualcosa con cui togliermi la vita. Un attimo che la trovo. Appena la trovo faccio il tutorial. Come uccidervi in diretta. Perché non riuscite a vincere una partita di FIFA alla PlayStation. Ma che rabbia. Ma che rabbia. Bellissimo cross. Bellissimo. Ma noi riusciamo in qualche modo a buttarla fuori. Adesso Boriello può ripartire. Ancora Marco, sempre lui adesso. Ancora Boriello, si porta in giro, a spasso, tutto il Genoa. E poi dentro per Musonda, che può fare malissimo. Può fare veramente male Musonda, se si decide a farlo. Può fare veramente il disastro. Viviani dentro per Cutrone, con il tacco a cercare Musonda. Può fare malissimo, non lo vuole fare! Non lo vuole fare! Cutrone, ancora, dentro così per Boriello, adesso in zona tiro col suo mancino, la palla che viene deviata, è ancora qua, Musonda la può prendere, ma questo... Ma non è vero! Io non ci sto credendo! Ma avete visto cosa è appena successo? Come fanno a non fischiarci quel rigore? Clamoroso, entrata a piedi pari! Clamoroso! Vai Patrick, tieni la palla, fammi sto regalo, perché non mi fai finire l'azione? Perché sei un gioco così? Perché io devo spendere dei soldi tutti gli anni a comprarlo? Per arrabbiarmi, non dico annoiarmi perché non è vero, è una droga, ma... Poi mi arrabbio! Chiedo scusa per questo episodio un po' particolare, un po' così, veramente. Ci siamo mangiati tutto quello di buono che avevamo fatto fino adesso. Cioè, la classifica adesso parla chiaro, quinti. Quinti a 6 lunghezze dalla prima posizione della Juventus. Sì, sono un po' giù di morale, lo ammetto, sono un attimino non contentissimo. Non tanto per la squadra, perché mi sta piacendo veramente tanto come ho organizzato questa carriera, al contrario di quanto qualcuno mi stia continuando a dire nei commenti, senza dire il perché. Dice solo, ma questa carriera non è bella, era più bella l'altra, era più bella quella là, è più bella quella che fa quello là, ma senza aiutarmi, perché... Lascia il tempo che trova una cosa del genere, no? È come se io per strada trovo uno e gli dico sei stupido. Perché? No, sei stupido. Non mi state dando una mano. Ovviamente non parlo di tutti, parlo di una fetta di iscritti che stanno un attimino stancando. Lo dico sinceramente, quando c'è qualcosa da dire lo dico, non mi interessa. Sì, sono amareggiato da questo episodio e quindi magari mi sto lasciando andare e sto dicendo cose che in realtà non dovrei neanche dire, perché non sta bene dirle. Fortuna che ho per tanti iscritti che rompono, tra virgolette, tanti altri iscritti che mi vogliono bene e stanno continuando a guardare i video, stanno continuando a sostenermi, stanno continuando a seguirmi, e questo mi fa piacere. Niente, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video della prossima settimana e basta, non ho neanche più voglia di parlare, perché veramente un punto in due partite lascia l'amaro in bocca, soprattutto perché adesso siamo quinti fuori dalla Champions. Speriamo che il prossimo episodio sia meglio.